Cosa si può dire di Macario? Si può dire altro che del bene. Io ho passato degli anni meravigliosi, ho anche imparato molto a stare in palcoscenico. Era un amore veramente, perché se cantavi una canzone, se facevi uno sketch, se facevi un passaggio, lui ti veniva dietro con tutti i lampadari e cose eccetera. Con il proiettore, cioè, luci rosa. Devo dire che valorizzava molto. Ti valorizzava moltissimo, ti dava dei colori meravigliosi a ciò che tu potessi essere migliore di quello che eri, insomma. Andava soggetto? Molto. Allora eravamo affiatati e questi soggetti erano molto efficaci con il pubblico. Era fatto di silenzi, di ammiccamenti, appunto, occhi che giravano naturale, così, e poi il pubblico credeva quello che voleva, insomma. Esatto, chissà che cosa si dicono. Macario aveva un modo tutto suo di valorizzare la femminilità. Aveva questo suo modo di valorizzare quando vedeva che se c'era del materiale vero, altrimenti abbandonava. Vedendo del materiale, sia come figura, sia come attrice, come cantante, allora naturalmente quest'uomo ne faceva veramente addirittura un mito di questa donna. Per me è stato veramente un grande comico e un grande direttore.